Entro fine marzo le dosi di vaccino fornite al Veneto a partire dal 27 dicembre scorso dovrebbero essere 677.310 di Pfizer, 109.900 di Moderna e 273.500 di AstraZeneca, cifre inferiori rispetto ai volumi enunciati prima dell'avvio della campagna vaccinale, ma numeri che comunque, dopo alcune riduzioni tuttora confermate per AstraZeneca, sono in ripresa. Aumento delle dosi significa maggiore rapidità di esecuzione della profilassi, che comunque ha già la quasi 300.000 persone con almeno la prima dose. Cominciamo a avere circa 108.841, anzi senza circa, persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione. Abbiamo riportato un approfondimento, ed è l'ultimo, il grafico di pagina 8, sulle persone vaccinate, quindi hanno completato il ciclo di vaccinazione con l'età di 80 anni in poi. Questo è evidente, come evidenzia e rende più forte il fatto che non ci siamo assolutamente dimenticati delle età più estreme o delle popolazioni più fragili. Tanto è vero che gli 88enni, i 90enni, eccetera, attualmente che hanno completato il ciclo di vaccinazione, sono di più di quelli che hanno 80 anni. Quindi, sono quelli delle case di riposo, che oltre ad avere il rischio dell'età, hanno anche il rischio del vivere in comunità, quindi un rischio additivo se non sinergico per quanto riguarda il contagio. E si registrano le prime reazioni al vaccino AstraZeneca, alcune decine di casi di sintomi influenzali dopo la somministrazione a carico di alcuni insegnanti di una scuola trevigiana. AstraZeneca, la somministrazione è cominciata questo fine settimana, il sabato e domenica. È vero, ci risulta che c'è qualche reazione locale. La febbre è una delle reazioni più attese e più frequenti anche dopo un qualsiasi vaccino, soprattutto nelle 48 ore. Qualche decina di segnalazioni di febbre c'è stata, stiamo parlando di circa 6.700 somministrazioni di AstraZeneca, quindi un numero comunque contenuto.